Ciao ragazzi, sono tornati con la parte numero 17 del Let's Play Guacamelee 2. Allora, continuiamo la nostra storia. Cosa c'è se vado giù? Ah, si tocca. Ok, lo posso. Allora, Salvador è lì per attuare il suo piano. Stiamo veramente cercando di l'ultima volta di fermarlo a questo punto. Qua c'è tipo il prossimo potere del pollo. Quindi siamo benissimo. Ok. Oh mio Dio. Ah, non l'ho one shot neanche. Ciaone. Figata. Vai. Su. Ok. Non scontrare. Vai. Figata combatte col pollo. Aia. Aia. Urca. Merda. Ok. Non è facile combattere in forma pollo, eh. No. Oh mio Dio. Sì, vabbè, qua ci si diverte. Aia. Figata. Cioè io premo un po' a caso in verità, però. Eccoli. Finalmente la nostra ricompensa. Che cos'è, dai? Adesso poi te hai premuto B per deporre un uovo. Uovo di pollo. E questo forse c'è anche su Guacamelee 1. Cosa? No, l'uovo non esplode. No, di certo, non puoi lanciarlo. A cosa serve, chiedi? Ma che domande sono? È un uovo. Se miracolo la vita non basta per impressionarti, puoi anche andartene. L'uscita è dietro di me. Ma serio? Ok, allora. Non c'era su qualcosa. Ma serio? Ma serve solo per fare un uovo? Wow. Wow, raga. Mi chiedo se è veramente un troll. Oppure. Cioè, magari è un troll, eh. Ma cazzo. Troppo pesante. E come cazzo. Che cazzo fai qua senza farti, senza far prendere danno? Ma facciamo qua, uovo, lol. Ah, ma puoi fare tipo l'infinito. La cima è sbloccata, queste non sono per utilizzate. Ma quindi tutto questo coso qui era solo un troll? Cioè non serviva veramente? Ah, non l'ho visto, cazzo. Ops. Ma cazzo. Ah, ecco. No, ho sbagliato. Ok, non capivo. Uno, due, tre. Ho preso un altro achievement? Mi sembrava che ho preso un altro achievement, ma forse no, mi sono sbagliato.
Vabbè, allora è stato inutile. Vabbè. Forse si è via piantati nella storia. Va bene, torniamo a forma umana. A te? Stai cercando il tempio del serpente, prescelto? Troverai la isla bonita subito dopo questa pozza d'acqua esageratamente lunga. Attraversa per arrivare al tempio del serpente. Buon volo? Ma che volo? Cioè, sì, volo, però così. Isla bonita, timeline più scura. Ah, proprio così. Non farei neanche vedere. Trova il percorso per il tempio del serpente. Ma si muore cadendo qua? Sì. Mito No, rega. Serpiente contro Ocelot. No, rega, quello è Metal Gear Solid. Qui è così bello, guarda la cascata. Ah, poi c'è papà e Chico. Qui è così bello, guarda la cascata. Ma c'è faccia di fuoco. Se il mondo lo stesse finendo, questa potrebbe essere un'ottima località per le vacanze. Penso che il tempio del serpente potrebbe essere proprio dietro quella chiesa. Andiamoci. Ingrediente segreto per la guacamole sacra? Oh, Lucidare, era proprio davanti a te tutto il tempo. È l'amore, ovviamente. Il puro incorrotto amore per... Ci sei davvero cascato, scommetto. È il mais, Lucidare. L'ingrediente segreto è il mais. No. Ok, saliamo. Ciao. Ah, quindi non so neanche più andare da lui. Tanto mi ha già insegnato tutto, dice. Giù o su? Andiamo giù. Cos'è? il Nemesis contro... Come si chiama? Pyramided, qualcosa del genere. Dovrebbe essere Resident Evil. Questo sembra Waluigi. Penso sia Waluigi, non lo so. Questo non lo so, io ci vedo Reaper di Overwatch, cioè probabilmente non è lui. Non so, la maschera mi ricorda molto lui, ma probabilmente non è lui. Mister Luce d'Osso, Wrestlegra. Ma dai! Preghiamo non Battlegrounds. Te? Salvador è il migliore, così scuro e imponente. Scommetto che i suoi genitori non capiscono, ma lui non importa. E Capitan conta Rept. Che è? Oddio, di cos'è una citazione? Questa non mi viene. Che dentro che c'è? Ottimo. Cos'è? Optimus Prime. Il mio nome è Inatawi Urot. Ho perso molte monete in un labirinto e non so abbastanza forma per riprendermele. Quando accetto la saranno tue, va bene. Hai 2 minuti per raccogliere monete prima di morire senza una ragione apparente. Buona fortuna. Ma dai, ma serio? Ma seriamente? Cazzo, 2 minuti non sono tanti. Io non so qual è il percorso più ottimale, non ho mai giocato a Pac-Man. Però si può fare questo, no? Ma dai, vabbè. Si perde solo tempo cercando di farlo. Oddio, muoversi così è difficilissimo su Pac-Man. Sono sicuro che non è il percorso più ottimale. Però, non lo so, io a Pac-Man non ci ho mai giocato, non so... Siamo a un quarto del tempo. Che poi chiama le monete queste. Oddio, ma sono veramente monete? Ma ci sono veramente soldi? Figata. Porca puttana, che modo di fare monete facile. Ok. Pac-Man è uno di quei giochi che conoscono tutti. Però io non ci ho mai giocato. Cioè. Dai, chi non conosce Pac-Man? Ma quanti veramente ci hanno effettivamente giocato? Oh! Ok. Fatto. È abbastanza ovvio che ci sarebbe stata una ricompensa se raccoglievi tutte. Ok, frammento di cuore. E un bordello di monete. Congratulazioni per aver raccolto le monete. Spero tu ti sia divertito. Posso comprare qualcosa?
Io vorrei comprare questa. Mossa speciale costa la metà dopo 50 colpi. Forte. Ma poi soprattutto voglio finire il suo ramo di abilità. Qua non c'è niente, vero? E invece... Figata. Ok, qua... Oh! No! Minchia, che pelo. Questo dirupo è il miglior posto per rilassarsi. Ah, così perfettamente isolato da tutto il resto. Maestro dei tacos. Vediamo. Te? Che mi dici? Prescelto. Dietro di me c'è un portale che pensiamo contenga uno dei pezzi della chiave speciale. Oh. Tuttavia la profezia dice che colui che merita la chiave sarà capace di deporre uova. Dovrai dimostrarlo perché ti lasci passare. È vero, non so se è prescelto, ma puoi anche deporre uova. Per favore, procedi attraverso il portale e trova il pezzo di chiave che crediamo si trovi all'interno. La cima è sbloccata, consegna speciale. Cima dell'albero di Thule! No, raga, questa è un'area di Guacamelee 1. Che ficata. Ops. Con la stessa musica. E anche in Guacamelee 1 quest'area serviva per trovare una cosa speciale. No! Palle. Allora, questo si fa così e va bene. Ok, fin qua ci siamo. Poi pensiamocela bene. Io salto lì. Proviamo così. Ok. Checkpoint. Che grande abilità di aver essere arrivato fin qui. Il pezzo di chiave speciale non è che poco più in alto. Sei quasi arrivato. Perché non gli credo? Che figata. Ma che spettacolo è. No, ho sbagliato tasto. Mannaggia il clero. No. Ok, dai, riproviamo. No, ma perché? Allora. Vai. No, porca puttana. Cazzo, sei difficile. Ok. Ora che mi dici? Ce l'hai fatta. Prescelto, sei giunto al luogo vicinissimo al pezzo di chiave speciale. Devi solo salire ancora un po'. Dovrai accettare il tuo pollo interiore se speri di superare questa prossima parte. Oh mio Dio, no. E cosa col pollo? No. Ma che cazzo... Ho sbagliato. Passo, non ho mai fatto ripartire da qua. E da lì come cazzo si fa? Io non ci arrivo. Merda. Cazzo, non sono passato per il coso. Non sono passato per il cristallo. Porca troia. Ma questo è molto più difficile di quanto sembri. Perché devi anche centrare bene la sfera. Non basta che arrivi sul muro, devi anche centrare la sfera. No, cazzo. Ma dai, ma in realtà non l'ho preso. Problemi di hitbox. Ok. Spero che questo conti come checkpoint. Ok.
Ah, questo sembra facile. Oh mio Dio, ma io devo switchare in forma umana. Porca troia. E qui sto facendo prendere la fretta. Porca di mignotta. Olè. Guarda, il pezzo di chiave speciale. Riesci a vederlo? Prescelto, sei molto vicino, è solamente poco più in alto di noi. Ma, cioè, io lo sapevo fin dall'inizio che in realtà era una cazzata, che il pezzo fosse vicinissimo. Sì, ma io mi confondo i tasti così. Ok. No. Ah, giusto. Ho sbagliato. No, io adesso mi confondo il tasto per cambiare dimensioni e il tasto per diventare pollo. No. Ok. Ah, è una figata, per carità, è una figata. No! Che pelo! No! No, ho sbagliato. Allora, questa non è facile, mi ricorda un po' Hollow Knight. Ma perché? Vai. Olè. Non ho mai visto nessuno agile quanto te, prescelto. Il pezzo di chiave speciale è molto vicino. No, dico davvero. Vediamo. Eccolo! Mamma. Figata, figata. Allora avevo ragione. I pezzi di chiave speciali sono come le sfere di Guacamelee 1. Gli artefatti, non mi ricordo come li chiamavano. Figata, figata, ne abbiamo 2 su 5 allora. Probabilmente raccogliendo tutte e 5 se abbiamo il finale bello. Sono qualche minuto, una, più o meno. Oh. Signor Frog Factions. Oddio, di cos'è una citazione? Non la conosco. Ho speso i miei risparmi investendo su qualche proprietà in città, visto che tutti sono nel panico e stanno vedendo a poco. Se sopravviviamo sarò ricco. Ma come sarò ricca? Se moriamo chi importa? Non fa la piega. Ok. Ok, qua ci siamo arrivati. Quindi saliamo. Prima eravamo scesi, adesso proviamo a salire. Ah no, noi siamo andati lì. Mannaggia. Cioè, non è che dobbiamo, però. Ok, facciamo qua e rompiamo sta roba qua. Poi qua, scendiamo qui. Oh! La gran cabeza di copa. Ah, Cuphead. Cuphead.
Questa è la cappella dove è cresciuto Salvador. Spero di rivederlo presto, è così bello. Stai seguendo Salvador? No, stai seguendo Salvador? Per favore, stai attento, è diventato estremamente potente. Te? Tempio del serpente è assolutamente vietato al pubblico. È davvero molto pericoloso. Trombe di scale che cadono a pezzi, serpenti fluttuanti letali. Se hai davvero bisogno di entrare, ti conviene parlare con la madre superiora nella cappella. Mi ha chiesto di fare la guardia qui. Va bene. Chiaramente le... Buenas tardes, Luchador. La maschera che indossi è davvero speciale. Una volta avevamo una maschera così qui. Avvicinati. Sei venuto per avere notizie su Salvador? Mi ricordo. Era un bel bambino, lasciato sulla mia porta di casa. Ma lì c'è il Luchador crocifisso, ma what? Feci una promessa quel giorno. L'isola divenne casa per Chava. È sempre stato un bambino determinato. La cascata era il suo posto preferito. Voleva diventare un forte Luchador. E divenne molto forte. La sua tecnica era eccezionale. Ma non pensavo fosse pronto. Il suo spirito non era abbastanza forte per il peso della maschera. La sua disperazione pesa ancora su di me. Forse avrei potuto trovare un modo. Forse avrei potuto salvarlo. Ma l'ho deluso. Quindi ha rubato la maschera e se n'è andato. E alla fine il buio lo possederà. Promesso che ho fatto il giorno in cui lo incontrai, non l'ho ancora rotta. Che l'avrei amato ogni giorno della sua vita. A ogni modo, ecco Wonderwall. Cioè? Ma... La cerimonia di Salvador è nel Tempio del Serpente, la nostra guardia ti farà entrare, è a sinistra. La maschera lo sta consumando, Luchador. Fai quello che devi. Ok. Va bene, ma... tra l'altro abbiamo preso tutte le cose collezionabili dell'Isola Bonita. Buono, buono, buono. Quindi la prossima... Oh, minchia, che spavento! Non avevo visto questo! Ho passato altro tempo a leggere sugli squarci delle timeline e sull'altro mondo. C'è un numero infinito di timeline nell'universo. Riesci a immaginare un numero infinito di me? No, non ne voglio immaginare neanche uno. Dentro l'altro mondo c'è accesso a tutte le timeline, ma immagino sia un labirinto là. Tecnicamente però è l'altro mondo lega assieme tutte le timeline. Ok. Quindi la prossima parte... Oh, c'è il signor coccodrillo. La prossima parte andremo nel Tempio del Serpente, che penso sia l'ultimo dungeon. Penso che a questo punto due o tre parti finiamo il gioco. Almeno finale normale. Quindi termino qui la parte numero 17 delle serie di Guacamelee 2. Se il video è piaciuto, cliccate il pollice al voto salto. Io ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.